pubblica universitaria, perché tutti i fori di formazione a Firenze sono legati direttamente o indirettamente alle liste studentesche, alle liste che presentano candidati alle elezioni e che hanno eletto negli organi ateneo. Questo poi è un tema che verrà sviluppato, immagino più avanti. Il nostro obiettivo è quello di fare un'informazione che sia libera, che sia corretta e che sia soprattutto indipendente e che punti, diciamo, in un qualche modo a fare un'informazione che sia il più possibile, diciamo, obiettiva, e soprattutto vogliamo trattare temi a livello universitario, a livello della nostra città, a livello del comune di Firenze, temi che non vengono trattati dagli altri organi di informazione, perché l'universitaria vuole essere la voce dell'Università di Firenze, ma vuole anche essere uno spazio, noi abbiamo quasi una piazza, una finestra, dove chi si interessa all'università possa sporgersi, non solo appartenenti, diciamo, solo studenti, ma anche per esempio anche noi vogliamo essere la voce e stiamo cercando di essere la voce dell'Università di Firenze. Ecco, per ogni giornale appunto chiederei, come ha fatto giustamente Matteo, di specificare l'ambito di nascita, quindi associazione politica o altro, ovviamente l'obiettivo. Mi permetto così un'ingenuità, chiaramente tutti i giornali si vogliono porre come punti di vista, obiettivi all'interno dell'università, voci per smuovere gli studenti, eccetera. Magari siate un pochino più così precisi, se potete o se volete, circa proprio gli obiettivi specifici che siete posti con il giornale universitario, tipo quello che stai dicendo, cioè vabbè, dare una voce nuova e diversa rispetto a quello che in Firenze non c'è. Ok, perché? Aggiungo semplicemente che la realtà informativa universitaria, non solo universitaria ma anche a livello locale, è una realtà informativa completamente locale, cioè ci sono dei temi che non vengono assolutamente trattati. Noi per esempio nell'ultimo numero, nello speciale dell'ultimo numero che si chiama Rese, noi trattiamo per esempio delle iniziative studentesche, cioè di come vengono usati i soldi pubblici per le iniziative presentate dalle liste studentesche. E anche a livello per esempio di politica comunale, cioè trattiamo temi che non vengono trattati, ma non perché non riconosciuti a livello di formazione, ma perché a Firenze è un'informazione, possiamo dire, politicamente orientata. Per cui anche noi ci siamo resi conto come alcuni temi, queste apolitiche, diciamo, no, noi siamo apolitici, che è diverso dall'essere apolitici, perché comunque l'informazione, come dire, è una parte, cioè una parte che pretende chiaramente di contribuire a un dibattito. L'obiettivo nostro, possiamo dire, è un obiettivo di democrazia, cioè un obiettivo che è quello di migliorare la rappresentanza, migliorare la vita politica e culturale del nostro ateneo. Quindi noi comunque siamo una parte del gioco. Però una questione è essere una parte tra le parti, una questione è essere parte. Scusa, no, ma io penso quale parte, cioè non capisco, destra, sinistra, centro. Questo bisogna cominciare un po' al secondo. No, no, approfondiamo dopo, perché questo va detto. Noi abbiamo costituito un'associazione partitica, o è un'associazione non profit, registrata all'agenzia delle entrate, e questo ci permette di gestire i fondi, perché noi nasciamo con i fondi dell'università, anche noi siamo studentesco. Lasciamo con i fondi dell'università, però il fatto di avere un'associazione, poi ne parleremo con gli altri, questo ci dà modo comunque di dare un rimborso spese per esempio ai nostri collaboratori, e questo ci permette, con il fatto che il nostro giornale è comunque registrato al tribunale, perché il nostro direttore è un pubblicista, ci permette se non altro di poter dire ai nostri collaboratori: voi collaborate con noi, se non altro vi diamo l'opportunità per esempio di saltare così cantando